titolo è digitale. Per decenni il nome del nostro istituto è stato Istituto di Psicologia. Poi 20 anni fa il nome è cambiato ed è diventato Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione. Perché c'è stato questo cambiamento? Secondo me le ragioni sono state tre. La prima ragione è che parlare di scienze della cognizione e non di psicologia, come si chiamava prima, serviva a sottolineare che l'istituto era un istituto scientifico, non umanistico, scienze della cognizione. E questo era importante perché la scienza e gli studi umanistici sono due cose diverse. E anche se l'istituto ha continuato a far parte del settore umanistico del CNR, se so bene, un ente che molte cose, come molte cose in Italia, è lento a cambiare. Cioè l'istituto fa ancora parte del settore delle scienze umane o cose del genere. Quindi scienze invece di, sottolineato, psicologia, ma proprio come scienza. Poi la seconda ragione per cui ho cambiato il nome è che parlare di scienze della cognizione al plurale metteva in luce la necessità di un approccio multidisciplinare allo studio della cognizione, della psiche. Un'altra cosa che a me sembrava e sembra ancora oggi giusta, perché per capire la psiche, la psicologia non basta, ma ci vogliono anche altre scienze. Ci vuole un approccio multidisciplinare. La terza ragione è che 20 anni fa la parola cognizione e le parole cognizione e parola cognitivo erano diventate molto popolari tra gli psicologi perché permettevano di prendere le distanze dal comportamentismo. Questo è quello che è successo storicamente, così se guardate su internet viene fuori che scienza cognitiva è venuta fuori in opposizione al comportamentismo. Una cosa che per me era ed è ancora oggi giusto, prendere le distanze dal comportamentismo. Anche se però identificare la psiche con la cognizione, come risulta dal nome del nostro istituto di adesso, cioè con la conoscenza, cognizione, conoscenza, per me era ed è sbagliato, perché la psiche non è solo conoscenza, ma è anche motivazioni e emozioni. Quindi quando si dice cognizione, la psiche è qualcosa di più ampio della cognizione, del conoscere. Ma c'è un'altra domanda che uno si deve porre a proposito del nuovo nome che è dell'istituto che ha avuto 20 anni fa. E questa domanda per me è la più importante di quelle dette fino adesso, mi sembrano abbastanza ovvie. Perché l'istituto non è stato chiamato soltanto Istituto di Scienze della Cognizione? E invece alle scienze della cognizione sono state aggiunte anche le tecnologie della cognizione, scienze e tecnologie della cognizione. La risposta a questa domanda è che per capire la cognizione, alcuni ricercatori avevano cominciato a usare le tecnologie della cognizione. Per capire la cognizione usavano le tecnologie della cognizione, cioè le tecnologie dell'informazione, le tecnologie digitali, il computer. E questo spiega perché quello che dirò ha come titolo digitale, cioè un accento sulle tecnologie digitali come strumento per capire la psiche in tutti i suoi aspetti, non solo negli aspetti cognitivi. Il mio intervento è diviso in due parti. Nella prima parte parlo di scienza e nella seconda di applicazioni della scienza. Cominciamo dalla scienza. Per capire e spiegare una qualsiasi cosa, la scienza non può soltanto raccogliere dati quantitativi su quella cosa, ma deve anche formulare una teoria che spieghi quella cosa, cioè che individui le sue cause. Il nostro istituto è stato tra i primi in Italia a cercare di spiegare il comportamento umano e il funzionamento delle società umane, formulando le teorie come simulazioni al computer. Una simulazione è una teoria scientifica espressa nella forma di un programma di computer che quando gira nel computer non solo riproduce i fenomeni della realtà,
simula, li produce, ma individua anche le loro cause, come deve fare la scienza, cioè li spiega. Se i risultati di una simulazione corrispondono ai fatti, ai dati empirici esistenti, oppure sono previsioni di nuovi dati empirici da cercare e da trovare, allora la teoria espressa sotto forma di simulazione è confermata e i rapporti di causa-effetto ipotizzati dalla teoria simulazione sono quelli reali, quelli che esistono nella realtà. Mentre se non corrispondono, la teoria simulazione va cambiata, va modificata, come avviene nella scienza. Prima del computer, le teorie scientifiche venivano espresse o usando i simboli della matematica, nella scienza in genere, o usando le parole. Per qualche ragione che non mi è chiara e che sarebbe interessante almeno per me chiarire, le teorie espresse con i simboli della matematica, cioè le teorie matematiche, funzionano quando si tratta di capire e di spiegare la natura, cioè in fisica, in chimica, biologia. Ma non funzionano, funzionano male quando si tratta di capire e di spiegare i comportamenti umani e il funzionamento delle società umane. Cioè in psicologia, in linguistica, antropologia, sociologia, scienza politica e anche storia, che in fondo è una scienza delle società umane. Ed è per questo che le scienze che studiano i comportamenti umani e il funzionamento delle società umane formulano le loro teorie usando le parole, perché fare modelli puramente matematici, come avviene in fisica, non funziona. L'unica eccezione a questa regola, che le scienze che studiano gli esseri umani formulano le loro teorie a parole, è la scienza economica, che formula le sue teorie in modo matematico. Ma è un'eccezione che conferma la regola. Perché oggi la scienza economica è sempre più spesso criticata dagli stessi economisti. E la critica di base è che non fa quello che la scienza deve fare, cioè trovare le cause dei fenomeni che studia. Ma esprimere le teorie scientifiche usando le parole ha un problema. Diversamente dai simboli della matematica, le parole hanno significati che sono quasi sempre poco chiari, ambigui e diversi per scienziati diversi. Anche la parola cognizione, per esempio, non è detto che significhi la stessa cosa per tutti noi qui adesso. Le parole funzionano per la filosofia e per tante altre cose, ma non funzionano per la scienza. Ed è per questo che quando confrontiamo le scienze che studiano gli esseri umani con le scienze che studiano la natura, le scienze che studiano gli esseri umani ci appaiono come scienze nane, nane, piccole, nane. Come mi è capitato di chiamarle in un libro di qualche tempo fa che appunto aveva come titolo Le sette nane, le sette scienze che studiano gli esseri umani. Cioè scienze che non riescono a crescere. La soluzione di questo problema, cioè delle scienze che studiano gli esseri umani, è il computer. Perché oggi gli scienziati possono capire e spiegare i comportamenti umani e il funzionamento delle società umane non usando né i simboli della matematica né le parole, ma simulandoli nel computer. E io credo che questo sarà uno dei più importanti contributi storici del computer, che il computer dà alla storia degli esseri umani. Con le simulazioni, le scienze che studiano gli esseri umani smetteranno di essere scienze nane, come sono state fino adesso, confrontate con la scienza della natura, e gli esseri umani potranno finalmente sapere e capire che cosa sono e come funzionano loro e le loro società. Una simulazione può essere considerata corretta e ci spiega la realtà simulata se quello che avviene nella simulazione, nel computer, è uguale a quello che avviene nella realtà. Per questo si parla di simulazione. Si comincia simulando un certo fenomeno in modo molto semplificato, poi si rende la simulazione più realistica, aggiungendo altri aspetti di quello stesso fenomeno, poi si aggiungono alla simulazione altri fenomeni. E si va avanti così, arrivando a simulare tutta la realtà che si vuole capire e spiegare. E questo è possibile perché il computer, diversamente dalla mente umana, ha sufficienti risorse di memoria e di calcolo per farlo.
Ma c'è qualcosa di più. Gli scienziati possono anche fare esperimenti sulla realtà simulata, così come li fanno sulla realtà reale. Si comincia simulando degli esseri umani che vivono in un ambiente che ha certe caratteristiche e che in quell'ambiente si comportano in un certo modo. Poi lo scienziato porta i singoli esseri umani simulati in un laboratorio, anch'esso simulato, in cui, come avviene negli esperimenti di laboratorio reali, l'essere umano simulato viene esposto a degli stimoli decisi dallo scienziato, in condizioni controllate dallo scienziato. E lo scienziato osserva e misura come l'essere umano risponde a questi stimoli. Esperimenti simulati. Anzi, basandosi su come si comporta l'essere umano simulato nell'ambiente naturale, fa delle previsioni su come reagirà l'essere umano simulato in laboratorio. E se le sue previsioni sono corrette, questa è un'altra ragione per pensare che la sua teoria simulazione è corretta. Prima ho detto che le simulazioni non sono teorie o modelli matematici, quando parlavo anche dell'economia, ma c'è un'altra cosa che va chiarita. Le simulazioni non sono teorie o modelli matematici, ma la scienza, ogni scienza, ci permette di capire e di spiegare la realtà solo perché è quantitativa, e cioè perché conta e misura le cose. Le simulazioni sono diverse, come ho detto, dalle teorie e dai modelli matematici, ma lavorano anche loro su quantità, solo su quantità, come deve fare tutta la scienza. La parola computer vuol dire una cosa che computa, cioè che conta, che calcola. Capire e spiegare la realtà simulandola nel computer ha un altro importante vantaggio. La scienza fino ad oggi è stata divisa in discipline diverse e separate l'una dall'altra. La fisica, la chimica, la biologia, la psicologia, la linguistica e tutte le varie scienze, le discipline, con le facoltà universitarie separate e così via. Invece, una scienza simulativa degli esseri umani è una scienza non disciplinare, cioè una scienza che abolisce le divisioni della scienza in discipline, e questo si spiega ancora una volta con il fatto che il computer ha risorse di memoria di calcolo che permettono di farlo. E cioè per fare simulazioni che riproduca fenomeni che fino ad oggi sono stati studiati, una stessa simulazione da discipline diverse. Questo è un grande passo avanti per la scienza, perché la realtà non è divisa in parti separate, ma è un unico grande insieme di fenomeni, tutti collegati tra loro. E spesso, per spiegare i fenomeni studiati da una disciplina, bisogna chiamare in causa i fenomeni studiati da un'altra disciplina. Se voglio veramente capire e spiegare il comportamento degli esseri umani, il funzionamento delle loro società, devo simulare prima di tutto il loro corpo, la sua forma esterna e tutto quello che c'è dentro, a cominciare dal cervello, ma non fermandosi al cervello, perché dentro il corpo e influenza anche il comportamento, la mente, ci sono altri organi e sistemi oltre al cervello. E poi devo simulare il fatto che percepiscono gli esseri umani sia quello che c'è fuori dal loro corpo, sia quello che avviene dentro il loro corpo. E poi hanno un comportamento, hanno un linguaggio, un pensiero, una cultura, vivono in società, producono e si scambiano beni e hanno capi, sentite le scienze, economia, scienza politica, e che dicono agli altri quelli che debbono fare, e in genere vengono ubbiditi i capi. Come ho detto, la regola numero uno delle simulazioni è: comincia simulando un pezzetto della realtà e poi aggiungi alle simulazioni altri pezzetti finché non l'avrai simulata tutta intera. Ma chiaramente, per rispettare questa regola, la divisione delle scienze e discipline deve scomparire. Ora passo a un altro argomento, che è molto diverso, anzi in un certo senso è opposto a quello di cui ho parlato finora, ma che comunque riguarda anche il nostro istituto. Oggi il computer non viene usato solo, oggi, non viene usato solo dagli scienziati per conoscere, per capire la realtà simulandola, ma viene usato anche e soprattutto dalle aziende private per individuare le regolarità esistenti in grandi insiemi di dati. Sto parlando ovviamente di quello che si chiama machine learning e dei big data.
si mettono dentro a un computer un'enorme quantità di dati, di big data, e si programma il computer in modo che sia capace di estrarre le regolarità esistenti in questi data, in questi dati. Il machine learning, che è appunto questo programma che estrae le regolarità. Oggi molta ricerca... Prego? Niente. Vado. Domenico, procedi pure, è stata una conferenza. Oggi il computer non viene usato da scienziati. Oggi molta ricerca viene dedicata ai big data e al machine learning, perché conoscere le regolarità esistenti in grandi insiemi di dati ha una grande utilità pratica e quindi un grande valore economico. Per cui se si fa questo tipo di ricerca è più facile trovare finanziamenti. Usare il computer per simulare la realtà e usarlo per estrarre le regolarità esistenti in grandi di date sono due cose molto diverse, che però possono essere confuse l'una con l'altra. Qual è la differenza? Le simulazioni sono un modo di fare scienza, e c'è la scienza a trovare le cause di quello che succede nella realtà. E invece i big data e il machine learning non sono scienza, perché detto in modo molto semplice, se il computer trova che X covaria con Y, questo non ci dice se è X che causa Y oppure se è Y che causa X. La pressione a usare il computer non per fare simulazioni, quindi scienza, ma per lavorare con i big data e il machine learning si fa sentire anche nel nostro istituto. Oggi in istituto si parla molto di intelligenza artificiale. E l'intelligenza artificiale è molto legata ai big data e al machine learning, sono quasi la stessa cosa. Ma l'intelligenza artificiale e l'intelligenza naturale, quella degli esseri umani e degli altri animali, sono due cose diverse. Vi faccio un elenco di differenze. Primo, l'intelligenza naturale è l'intelligenza di qualcosa che ha un corpo. L'intelligenza artificiale non ha un corpo. L'intelligenza naturale è il risultato delle interazioni del corpo con un ambiente fisico. L'intelligenza artificiale no. L'intelligenza naturale è collegata con il possesso del linguaggio. L'intelligenza artificiale di per sé no. L'intelligenza naturale, sto parlando dell'intelligenza naturale degli esseri umani, non di altri animali. L'intelligenza naturale è collegata con la capacità di parlare a se stessi. L'intelligenza artificiale no. Se tu sei intelligente, sei capace di parlare anche a te stesso, non so di parlare agli altri. L'intelligenza naturale è collegata con le capacità, è quella di un animale molto sociale. L'intelligenza naturale, Homo sapiens, è un animale molto sociale. L'intelligenza artificiale non è quella di una cosa molto sociale. L'intelligenza naturale è il risultato di un processo biologico evolutivo, perché Homo sapiens ha l'intelligenza che ha a seguito di uno specifico processo biologico evolutivo che è avvenuto nel corso di una successione di generazioni, questo processo. L'intelligenza artificiale no. L'intelligenza naturale è il risultato di un processo di crescita e sviluppo che è avvenuto nei primi anni di vita dell'individuo. L'intelligenza artificiale non è il risultato di un processo di sviluppo di questo tipo. L'intelligenza naturale è collegata con il possesso di motivazioni autonome, non imposte da fuori. L'intelligenza naturale no. L'intelligenza naturale è l'intelligenza di qualcosa che ha anche emozioni. L'intelligenza artificiale no, non ha emozioni e si spera che non le abbia. L'intelligenza naturale è l'intelligenza di qualcosa che ha anche l'arte e la religione, almeno fino ad oggi. L'intelligenza artificiale no. L'intelligenza naturale, sto per finire, sto alla undicesima, ce ne sono 15. L'intelligenza naturale è collegata con la creatività. L'intelligenza artificiale no. L'intelligenza naturale si basa su piccole quantità di dati, quelli a cui un essere umano è esposto nel corso della sua vita. L'intelligenza artificiale si basa su grandi quantità di dati, quelli che si chiamano i big data, come dicevo. L'intelligenza naturale può essere intuitiva, l'intelligenza artificiale no. E l'intelligenza naturale può essere creativa,
non nel senso dell'arte, ma in generale, l'intelligenza artificiale no. Ultimo, quindicesima differenza, l'intelligenza artificiale non ce l'hanno, l'intelligenza non ce l'hanno solo gli esseri umani, ma anche altri animali. E in base al principio comparativo che c'è in biologia, per capire l'intelligenza degli esseri umani, la scienza deve capire anche l'intelligenza degli altri animali. L'intelligenza artificiale, non essendo una scienza, non si pone questo problema di confrontare l'intelligenza di Homo sapiens con quella di un cane. Che conclusione bisogna trarre da queste 15 differenze? La conclusione è che siccome l'intelligenza artificiale è una cosa diversa dall'intelligenza naturale, costruire sistemi di intelligenza artificiale non ci fa conoscere e capire l'intelligenza naturale. La scienza oggi può capire l'intelligenza naturale simulandola nel computer, ma i sistemi di intelligenza artificiale di oggi non sono questo e non hanno l'obiettivo di far capire agli scienziati che cos'è l'intelligenza degli esseri umani o degli altri animali. È una tecnologia praticamente utile e che ha un grande e crescente valore economico. E c'è una cosa che bisogna avere chiara. Il problema di cui ho parlato non nasce oggi, ma risale alle origini stesse dell'informatica. È un problema che l'informatica si porta appresso dalla sua origine, dalla sua nascita. La macchina di Turing, metà del secolo scorso, parlava con un essere umano facendogli credere di capire sia le parole che diceva l'essere umano sia quelle che produceva lei stessa rivolte all'essere umano, ma in realtà non capiva né le une né le altre. Un discorso simile va fatto per i robot, per la prima volta uso questa parola, poi vi spiego un attimo perché. Gli esseri umani hanno un corpo, sono un corpo, e perciò se vogliamo capirli simulandoli, cioè costruendo qualcosa di artificiale che è come loro, questo qualcosa non può essere quello che si chiama un agente, non un agente. Agent-based simulations, robot-based simulations, ma deve essere un robot, cioè una cosa che ha un corpo con una certa forma e con certi organi esterni e interni. Ma i robot di oggi non sono strumenti della scienza come l'intelligenza artificiale e non vengono costruiti per capire gli esseri umani o altri animali. Sono solo tecnologie utili e che hanno anche loro un grande e crescente valore economico. E non è un caso che chi li costruisce li chiama robot umanoidi, i robot di oggi. Mentre i robot che servono a capire gli esseri umani devono essere robot umani, non umanoidi. Ed è per questo che ho preferito intitolare questo mio pezzo, intervento, discorso digitale e non robot, come era stato inizialmente proposto. Robot oggi è una parola che non è chiaro che cosa significa. Questa è la parte dedicata alla scienza, adesso la seconda parte è dedicata alle applicazioni della scienza. E finora ho parlato di scienza, come le tecnologie digitali possono aiutare la scienza a capire e spiegare i comportamenti degli esseri umani simulandoli, eccetera, ma ora parlo delle applicazioni pratiche delle tecnologie digitali. Esplicitamente, le tecnologie digitali hanno un numero e una varietà di applicazioni che, come leggiamo tutti i giorni sui giornali, aumentano continuamente e vanno molto al di là della capacità del computer di estrarre le regolarità presenti in grandi insiemi di dati. Cioè le tecnologie digitali oggi sono tecnologie che hanno invaso la vita e le società umane, come sappiamo tutti. Però insieme al numero delle applicazioni pratiche, che è un valore economico delle tecnologie digitali, Vado? Sì, però è bene che chiudano tutti il microfono perché i rumori sennò arrivano. Ok. Ma insieme al numero delle applicazioni pratiche delle tecnologie digitali, aumenta anche il numero e la gravità dei problemi che queste tecnologie pongono agli esseri umani. E molti di questi problemi riguardano proprio la mente degli esseri umani, la loro vita sociale, il modo in cui crescono, imparano e lavorano, cioè aspetti della realtà che rientrano nel campo di ricerca del nostro istituto. E in effetti io mi aspetterei
che il nostro istituto si occupasse di più dei problemi che oggi le tecnologie digitali pongono agli esseri umani e che se ne occupasse seguendo un approccio preventivo, non curativo. Ora mi spiego cosa voglio dire con questi due termini. Molti pensano che l'uso delle tecnologie digitali, il cellulare, internet, la didattica e il lavoro a distanza, oggi col Covid e così via, possa provocare disturbi della mente e del comportamento. E nelle società di oggi l'approccio ai disturbi della mente e del comportamento è un approccio curativo, non preventivo. Una volta che è comparso un disturbo, si fa una diagnosi e si cerca di curarlo con i farmaci e con le tante forme di psicoterapia che esistono oggi, incluse quelle che hanno un'origine non occidentale, asiatica. Ma i disturbi della mente e del comportamento possono anche essere prevenuti, l'approccio preventivo. Hanno delle cause e se si conoscono queste cause, si può cercare di eliminarle, queste cause, in modo che il disturbo non compaia. Come quasi tutte le cose nel mondo di oggi, anche il fatto che si privilegia l'approccio curativo invece di quello preventivo ai disturbi della mente e del comportamento ha una spiegazione economica. L'approccio curativo permette alle aziende farmaceutiche di guadagnare di più, producendo e vendendo farmaci, e permette agli psicoterapeuti di avere più clienti. Invece l'approccio preventivo richiederebbe di porre restrizioni che farebbero guadagnare di meno non solo le grandi compagnie di internet e le aziende farmaceutiche, ma molte altre persone che sono economicamente coinvolte, cointeressate all'esistenza di disturbi della mente e del comportamento. E questo va appunto contro l'approccio preventivo. Il problema è certamente complicato, ma di nuovo, siccome si tratta di cose che riguardano il comportamento delle persone, il funzionamento delle società umane, penso che l'istituto dovrebbe occuparsene di più. Ora finisco con una cosa positiva, se vi è parso un po' negativo quello che ho detto fino adesso. Le tecnologie digitali non sono soltanto un'importante novità per le scienze degli esseri umani, del comportamento delle società umane, come ho già detto, e faranno in modo che queste scienze non siano più scienze nane, ma possono avere anche applicazioni pratiche buone, e buone per molti, anzi per tutti gli esseri umani, che sono 7 miliardi e rotti. Finisco il mio discorso parlando di una di queste applicazioni buone. Un'applicazione che si può chiamare, tra virgolette, politica. Come diceva Churchill, quello là inglese, la democrazia è il modo migliore di decidere chi governa la società trovato fino ad oggi degli esseri umani. Uno può essere d'accordo su questo, però la democrazia ha un problema. Qual è il problema? Il fatto che i cittadini non conoscono e non capiscono il mondo in cui vivono. E perciò quando vanno a votare, votano non sapendo realmente quello che fanno. Votano influenzati dalle persone che conoscono, dai giornali, dalla televisione, da internet, dagli intellettuali, dai politici, da come hanno votato in passato, da vaghe idee e da vaghi valori. Questo problema la democrazia ce l'ha da sempre, anche in Grecia. Ma oggi è diventato più serio perché il mondo in cui vivono oggi gli esseri umani è più grande e più complesso e quindi più difficile da conoscere e da capire di quello in cui vivevano anche solo pochi decenni fa. Il problema, io credo, può essere risolto o almeno affrontato mettendo su internet a disposizione gratis di chiunque quelli che io chiamo ambienti digitali. Che cos'è un ambiente digitale? Come tutti gli animali, gli esseri umani conoscono il mondo in cui vivono perché interagiscono con questo mondo, cioè fanno delle cose e vedono quali sono le conseguenze di quello che hanno fatto, così imparano la causa e effetto. Si comincia da io sono la causa, lo dicevano pure degli psicologi del secolo scorso. Gli ambienti digitali sono delle simulazioni molto semplificate
dei vari aspetti del mondo in cui vivono oggi gli esseri umani e hanno interfacce utente per la persona che le adopera, il cittadino le adopera, che non sono verbali, non usano il linguaggio, che è complicato da capire, sono molto motivanti, e qui le tecnologie digitali sono capaci di fare interfacce molto molto motivanti, e molto facili da usare queste interfacce. Interagendo con queste interfacce, chiunque può conoscere e capire il mondo in cui vive. E quindi quando va a votare, può votare sapendo un po' meglio quello che fa. E bisogna aggiungere, spingendo i politici che si candidano alle elezioni, a dire con più chiarezza e concretezza ai cittadini che cosa faranno se verranno eletti. Interagendo con un ambiente digitale, i cittadini possono capire in modo attivo come è fatto e come funziona il mondo in cui vivono, dove attivo significa che loro fanno una cosa nell'ambiente digitale, non leggono un libro, chi li legge i libri? Fanno una cosa nell'ambiente digitale, causa, e vedono che cosa cambia nell'ambiente digitale come conseguenza di quello che loro hanno fatto, effetto. Questo è importante perché con gli ambienti digitali i cittadini possono non solo capire il mondo in cui vivono, ma possono anche sapere che cosa bisogna cambiare del mondo in cui vivono in modo che diventi un mondo migliore. E quindi che cosa chiedere ai politici. E poi gli ambienti digitali hanno altri due vantaggi. Siccome stanno su internet, più persone possono interagire tra loro interagendo nello stesso momento con uno stesso ambiente digitale, dovunque siano queste due persone con internet. Una cosa che è molto importante perché lavorare con gli altri aiuta a non fare errori, a non illudersi, a farsi venire idee e a capire e a decidere. L'altro vantaggio è che siccome l'interfaccia di un ambiente digitale non usa il linguaggio, non è verbale, uno stesso ambiente digitale può essere usato da ogni essere umano che vive oggi sulla Terra, qualsiasi sia la lingua che parla. E questa è una cosa importante perché oggi i problemi degli esseri umani sono sempre più problemi globali, non locali o nazionali. Per dare un po' di concretezza a quello che ho detto, faccio due esempi, tre esempi a cui mi è capitato di lavorare. Il primo ambiente digitale riguarda le banche, cioè serve per far capire ai cittadini che cosa sono le banche e quali sono le conseguenze per le società del fatto che esistono le banche. Sullo schermo del computer o del cellulare si vede un omino che entra in una banca e apre un conto corrente, cioè lascia i suoi soldi nella banca per andare a riprendersi quando gli servono per comprare qualcosa. Ma senza che l'omino lo sappia, però chi usa l'ambiente digitale lo sa perché vede quello che succede sullo schermo del computer o del cellulare, la banca i soldi dell'omino non li conserva nella sua cassaforte, ma li dà in prestito da un altro omino che entra nella banca in un altro momento e ottiene un prestito dalla banca pagando un interesse. Ma ora succede una cosa. Per guadagnare di più, cioè per fare un numero maggiore di prestiti e per farsi pagare interessi più alti, la banca dà i soldi del primo omino al secondo omino senza controllare se il secondo omino sarà in grado di restituirli alla scadenza prevista. E così può succedere. Quando il primo omino ricompare in banca per riprendersi i suoi soldi non ci sono, perché il secondo omino non è in grado di restituirli alla banca. E questo può mandare in crisi tutto il sistema finanziario e economico, come è successo nel 2008. Il secondo esempio di ambiente digitale riguarda l'inquinamento. Oggi si parla molto di inquinamento e si cercano di individuare le sue forme, le sue cause, che sono tante e molto varie. L'uso della plastica, la distruzione di alberi della natura e altre risorse naturali, eccesso di rifiuti, industrie che inquinano l'aria e l'acqua, inceneritori, e anche le tecnologie digitali inquinano quello che si può chiamare l'ambiente mentale, diciamo così, non naturale degli esseri umani. E ovviamente ci si aspetta che i governi facciano qualcosa per ridurre l'inquinamento, e oggi se ne parla parecchio di queste aspettative per ridurre l'inquinamento, riducendo le sue cause. Il problema però è difficile da risolvere, perché come abbiamo visto le forme e le cause dell'inquinamento ambientale sono tante, sono molto diverse, toccano gli interessi di tante persone
che se sono potenti sono in grado di non far approvare leggi anti-inquinamento. Ma in realtà c'è un'altra causa che sta a monta di tutte le diverse cause di inquinamento, di tutte le forme di inquinamento: il marketing. Il marketing è un'attività umana che ha lo scopo di aumentare la quantità e le varietà di cose che le persone vogliono avere e che quindi vengono prodotte, vendute e usate, causando appunto inquinamento. Perciò, per ridurre l'inquinamento, i governanti dovrebbero fare un'unica legge che mette dei limiti al marketing, e le persone, sapendo questo, potrebbero chiedere questo a chi si presenta alle elezioni. E siccome nelle democrazie i governanti vengono scelti dai cittadini, quelli che dovrebbero fare i cittadini è eleggere governanti che facciano questa legge, una legge unica contro il marketing, che permetterebbe di eliminare tutte le cause di inquinamento. Un ambiente digitale che faccia capire ai cittadini il ruolo del marketing nell'inquinamento potrebbe dare questo risultato. Il terzo esempio di ambiente digitale è un ambiente digitale che serve a far capire cosa vuol dire che oggi il mondo è globale. Fino ad oggi il mondo è stato locale, cioè ci sono state interazioni economiche e culturali fra esseri umani che vivono in parte diverse dalla Terra, ma queste interazioni erano limitate, sia come quantità che come varietà, ed erano ristrette a zone anche grandi ma limitate della Terra. Oggi, come tutti sappiamo, le cose non stanno più così. Oggi lo sviluppo delle infrastrutture per il trasporto delle persone, delle cose e delle informazioni sta facendo in modo che il mondo in cui vivono gli esseri umani sia l'intera Terra globale, e gli esseri umani direttamente o indirettamente interagiscono, influenzano e si fanno influenzare da qualunque altro essere umano che vive sulla Terra. Gli esseri umani questo non lo sanno veramente e soprattutto non ne capiscono le implicazioni per la loro vita. E un ambiente digitale sulla globalizzazione serve a farglielo sapere, a fargli conoscere e capire queste implicazioni. E per questo terzo ambiente digitale è molto importante il fatto che gli ambienti digitali non hanno interfacce verbali, non usano il linguaggio. Perché oggi tutti gli esseri umani, dovunque vivono sulla Terra e qualunque lingua parlino, debbono sapere che vivono in un ambiente globale e debbono capire le implicazioni di questo fatto. Ho fatto tre esempi di ambienti digitali, se ne potrebbero fare altri. Ci vorrebbe un ambiente digitale su chi ha potere nella società, uno su come funziona l'economia, su come funziona lo Stato, come funziona il sistema delle tasse, come funzionano paesi diversi dal proprio. Oggi le persone, se sanno qualcosa, lo sanno fondamentalmente del paese in cui vivono, dello Stato in cui vivono. E un ambiente digitale sulle tecnologie digitali e sui problemi che queste tecnologie pongono e porranno agli esseri umani e così via. Finito quasi. Gli ambienti digitali eliminerebbero le disuguaglianze di conoscenza che, specie nelle complesse società di oggi, possono essere più gravi delle disuguaglianze di ricchezza. Renderanno la conoscenza del mondo in cui si vive un bene pubblico, cioè un bene posseduto da tutti. Siccome è impossibile avere potere senza conoscere, senza capire quello su cui si ha potere, la democrazia oggi ancora non esiste, perché democrazia deriva da una parola greca che significa potere del popolo, democrazia. E il popolo non ha potere se non ha conoscenza. Gli ambienti digitali renderanno la democrazia possibile. E gli ambienti digitali non servirebbero solo ai cittadini che vanno a votare, servirebbero anche ai ragazzi a scuola. Una cosa sorprendente è che la scuola non si preoccupi di far conoscere il mondo in cui vivono i ragazzi, e servirebbero anche agli stessi politici. Come ho detto, la scuola non si pone questo il mondo in cui vivono e vivranno da adulti. È incredibile, secondo me, ma è così oggi. Io credo che se lo ponesse, l'unica soluzione per fargli capire questo mondo non sarebbero lezioni o libri, ma cose simili agli ambienti digitali. E per quanto riguarda i politici, se servono anche ai politici, gli ambienti digitali gli permetterebbero ai politici di non fare sempre del tutto ricorso a esperti e tecnici,
quando devo prendere delle decisioni, e soprattutto di instaurare un dialogo con il popolo in modo da evitare che sia loro che il popolo diventino populisti. Grazie.